E nelle pillole di salute di oggi parleremo della sindrome di Guillain-Barré. Se ne è sentito parlare molto, soprattutto durante i mondiali, perché il mister dell'Uruguay, Oscar Washington Tabarez, è affetto proprio da questa patologia. Cercheremo di scoprire la definizione, da cosa sia causata e le possibili terapie. Lo faremo con il dottor Arturo Nuara, specialista in neurofisiopatologia. Buongiorno dottor Nuara, bentornato su Radio QRS. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, dunque, sindrome di Guillain-Barré. Prima di tutto partiamo da una definizione. Cos'è esattamente questa sindrome? Allora, questa sindrome che deve il suo nome a due neurologi francesi, cioè Guillain e Guillain-Barré, è sostanzialmente una patologia infiammatoria del sistema nervoso periferico. In pratica avviene un'infiammazione a carico dei nervi, delle radici nervose, che è un esordio acuto o subacuto, vale a dire avviene nell'arco di ore o giorni, e che porta a una manifestazione generalmente caratterizzata da una paralisi rapidamente progressiva agli arti, in genere agli arti, prima agli arti inferiori e poi alle braccia, che può assumere diversi gradi di gravità, ecco, può rimanere localizzata agli arti o estendersi anche sui distretti corporei. Diciamo che è una patologia piuttosto rara, sì. Ma che ha un impatto notevole a livello proprio della disabilità, è una delle maggiori cause proprio di paralisi non traumatica. Chiaro. E quindi l'incidenza è particolarmente bassa, insomma, parliamo di questa sindrome, ma comunque non c'è da allarmarsi, tra virgolette, perché molte volte l'incidenza è molto bassa proprio, sono poche le persone affette da questa sindrome. Sì, è piuttosto infrequente, anche se non è rarissima. In Europa diciamo abbiamo circa 1-3 casi ogni 100.000 persone, con un leggero sbilanciamento in sfavore degli uomini, che vengono colpiti un po' più frequentemente, un rapporto di circa 1,8 a 1 rispetto alle donne. E ciò che è da dire è che l'incidenza di questa malattia tende ad aumentare progressivamente con l'età. Ecco. E quali sono però le cause di questa patologia della sindrome di Guillain-Barré? Allora, le cause sono piuttosto complesse. Allora, la teoria più accreditata vede tra le cause, la causa principale proprio della Guillain-Barré, una risposta immunitaria scatenata da agenti esterni, che possono essere agenti infettivi, batterici o virali, che però a un certo punto si rivolge erroneamente, quindi attraverso un fenomeno di autoimmunità, verso particolari componenti del sistema nervoso periferico. Quindi attraverso un fenomeno che viene definito di mimetismo molecolare, le cellule del nostro sistema immunitario scambiano dei componenti proprio strutturali dei nervi, delle radici nervose, per antigeni esterni e li attaccano. E da lì avviene la demielinizzazione dei nervi, quindi la distruzione della guaina, diciamo, di protezione dei nervi, uh-huh. Il danno infiammatorio che ne consegue. E a conferma di ciò, di questo fenomeno, bisogna dire che circa il 60-70% dei pazienti che vengono colpiti da sindrome di Guillain-Barré hanno nella loro storia clinica, qualche settimana in genere prima dell'esordio dei sintomi neurologici, degli episodi infettivi, generalmente sono delle gastroenteriti, ma talora possono anche essere delle infezioni delle vie respiratorie, degli episodi pseudo-influenzali, eccetera. Questo proprio a testimonianza del fatto che molto probabilmente il fattore cardine proprio etiologico, quindi causativo di questa patologia, è proprio una disregolazione del sistema immunitario che dopo l'episodio infettivo a un certo punto perde il controllo e rivolge la sua attività erroneamente verso i componenti proprio dei nostri nervi, delle nostre radici nervose. Ecco, quindi è proprio una patologia infiammatoria autoimmune, questo proprio la definizione molto, molto sì, sintetica. Sì, più disimmune che autoimmune, però sì, il concetto è quello, è molto simile a quello dell'autoimmunità. Chiaro. E a parte le conseguenze che abbiamo già visto, ci sono altri sintomi con cui si presenta questa patologia, magari nelle fasi proprio d'esordio?
Molto spesso all'esordio, quindi nella fase ancora subdola iniziale, sì, i pazienti riportano dei sintomi non motori ma sensitivi, vale a dire sensazione di intorpidimento, di formicolio agli arti inferiori, spesso mal di schiena, lombalgia, che inizialmente vengono scambiati per altre condizioni, ecco, sicuramente non si va a pensare a una Guillain-Barré. E generalmente nell'arco di ore o massimo un paio di giorni a questi sintomi iniziali segue una tipica debolezza bilaterale alle gambe che successivamente spesso si estende anche alle braccia, che ha una particolare progressione, ovvero si estende in senso distoprossimale, cioè dalle estremità, dalle parti più lontane del tronco, come dalle caviglie per esempio, risale verso le cosce. Allo stesso modo avviene anche agli arti superiori. Dopodiché, dopo un intervallo di tempo variabile, appunto, che può andare da giorni a settimane, ci può essere talvolta l'estensione di questa debolezza muscolare a più distretti corporei, tra cui muscoli respiratori, la muscolatura facciale. Proprio a seconda del grado di estensione di questi fenomeni patologici si avrà poi la gravità proprio della manifestazione della sindrome di Guillain-Barré, che è, devo dire, abbastanza eterogenea. Ci sono casi circoscritti e isolati agli arti inferiori, così come ci sono dei casi ben più gravi in cui la quasi totalità dei distretti corporei interessata e si rende necessaria anche l'intervento anestesiologico, il supporto respiratorio, eccetera. Quindi chiaramente quando arriva ad aggredire l'apparato respiratorio è lì che comincia già a essere grave la questione, ma la sindrome di Guillain... Non avviene sempre per fortuna, ecco, stiamo parlando delle forme più gravi. Un'altra complicanza, diciamo, grave, sì, e avviene quando anche le fibre del sistema nervoso autonomo vengono colpite, siano poi quindi le disfunzioni autonomiche che portano delle complicazioni cardiovascolari, a volte proprio potenzialmente letali. Quindi questo però, come dicevo prima, per fortuna non riguarda la totalità dei casi, ma solamente le forme di Guillain-Barré particolarmente gravi. Ecco, chiaro, infatti proprio questo volevo chiederle, se può addirittura anche portare alla morte, evidentemente mi ha già risposto. Quindi, giusto per fare un esempio, ovviamente non abbiamo la sua cartella clinica sotto mano, ma poco fa ho citato il caso di Oscar Washington Tabárez, l'allenatore dell'Uruguay, che proprio ha portato all'attenzione mondiale questa patologia. Nel suo caso, evidentemente, probabilmente è stato aggredito soprattutto alle gambe, visto che comunque riesce ancora a muoversi con l'ausilio di un bastone. Evidentemente nel suo caso, per esempio, questa patologia, dal momento che gli ha dato la possibilità comunque di fare il suo mestiere nelle scorse settimane, non è ancora al grado più grave, insomma, più preoccupante, evidentemente. Quindi questo proprio a testimoniare che non sempre si arriva a un grado di gravità assoluto per quanto riguarda questa patologia. Sì, ma facciamo attenzione, perché nella maggior parte dei casi vi è un recupero totale o subtotale dei deficit neurologici dopo, sì, soprattutto che si imposta una terapia adeguata. Quindi anche i pazienti che hanno un interessamento anche per dire la muscolatura respiratoria, dopo le adeguate terapie e dopo i processi anche spontanei di recupero del nostro organismo, spesso tornano a una funzionalità veramente quasi normale. Certo, spesso persistono degli esiti motori, in particolare gli arti inferiori, però a differenza delle patologie neurologiche neurodegenerative, in cui si assiste a un progressivo peggioramento, no, del quadro neurologico, sì, in questo tipo di malattia, che è monofasica significa che ha un attacco infiammatorio che avviene una sola volta nella vita, si assiste poi a un recupero che può essere parziale, subtotale o, nei casi più fortunati, totale. Quindi siamo di fronte a una malattia che, pur avendo un esordio burrascoso, una manifestazione veramente drammatica,
se, soprattutto anche se trattata in modo tempestivo, può avere un buon recupero. Ecco. Ecco, quindi a questo punto i temi sono due. Il primo, come effettuare una diagnosi, soprattutto tempestiva, perché in tutti i casi, evidentemente anche in quello della Guillain-Barré, è importante capire subito di che patologia si tratti. E la seconda, qual è la terapia? Quindi cominciamo dalla diagnosi. In che modo si può capire che una persona è affetta da Guillain-Barré? Allora, un momento fondamentale del processo diagnostico è sicuramente la raccolta dell'anamnesi, della storia clinica. Ecco, infatti, sì, come dicevamo prima, spesso in più della metà, secondo alcune casistiche dei pazienti, questa malattia è preceduta da un episodio infettivo nelle settimane precedenti all'esordio dei sintomi neurologici. Mm-hmm. Quindi già il fatto che il paziente ci racconti di aver avuto una gastroenterite, un'infezione di respiratorie qualche settimana prima della debolezza muscolare, può, sì, indirizzarci verso questa malattia. L'esame obiettivo neurologico, quindi la visita proprio al lettino del paziente, mostra, oltre all'ipostenia, quindi al deficit di forza muscolare, un'assenza dei riflessi, no? Quei riflessi che vengono presi col martelletto. E gli accertamenti strumentali sono fondamentali, in particolare vi è un esame che si ottiene dal prelievo del liquor cerebro-rachidiano, quindi una puntura lombare che preleva quel liquido che è a contatto col sistema nervoso e che quindi ci dà delle informazioni preziose circa l'occorrenza di processi infiammatori e autoimmunitari, che in questo caso dimostra un fenomeno che viene definito dissociazione albumino-citologica, che è una parola complicata per dire semplicemente che nel liquor è presente un'abnorme quantità di proteine a fronte di un numero di cellule pressoché normale. E questa è una cosa proprio veramente caratteristica e proprio che permette di fare diagnosi di sindrome di Guillain-Barré. E un altro test fondamentale, questo qua di tipo neurofisiologico, è l'elettromiografia, che mostra delle particolari alterazioni, magari non nella fase acuta, ma dopo qualche settimana dalle sorte dei sintomi, può mostrare delle alterazioni peculiari, proprio caratteristiche di questo tipo di patologia. Però direi che la diagnosi si fa fondamentalmente con l'esame obiettivo, la raccolta della storia clinica e il prelievo del liquor. Ecco, avendo questi elementi siamo in grado di fare perfettamente la diagnosi di sindrome di Guillain-Barré. Chiaro. E invece per quanto riguarda la terapia, come si sviluppa? Ma l'approccio terapeutico dipende dalla gravità, sicuramente. Ecco, se siamo di fronte a dei quadri generalizzati, quindi con coinvolgimento della muscolatura respiratoria, sicuramente è importante la terapia di supporto respiratorio, quindi essere spesso questi pazienti sono in un reparto di terapia intensiva e vengono supportati dal punto di vista respiratorio. Sì. Per quanto riguarda il trattamento delle cause di questa malattia, si fa ricorso alla plasmaferesi, quindi alla pulizia, tra virgolette, del sangue, allo scopo di eliminare tutti gli autoanticorpi che hanno causato questo attacco al sistema nervoso periferico, o alternativamente alla somministrazione di immunoglobuline, che sono come degli anticorpi a loro volta che servono a bloccare l'azione di questi autoanticorpi, che servono a neutralizzarli. Ecco, queste due terapie sono alternative l'una all'altra, quindi o si fa la terapia con le immunoglobuline o la terapia con la plasmaferesi, e non ci sono degli studi che dimostrano la netta superiorità di un approccio rispetto all'altro. L'importante, ecco, è sempre iniziare queste terapie più presto possibile, comunque entro 2 settimane dall'esordio dei sintomi, perché altrimenti sono sostanzialmente poco efficace o addirittura inefficace. Qualcuno utilizza il cortisone, sì, però l'utilizzo del cortisone con letteratura non è stato, insomma, non si è documentata una differenza nella prognosi, nel recupero
del deficit neurologico in seguito a utilizzo del cortisone, anche se l'utilizzo del cortisone è spesso da un soggettivo beneficio, una sensazione di beneficio ai pazienti a cui viene somministrato. Chiaro. E in ultimo, dottor Nuara, si può in qualche modo prevenire questa patologia oppure è proprio impossibile? Purtroppo ad oggi ci sono dei dati che ci permettono di che suggeriscono un'efficacia di una qualche prevenzione, proprio perché le cause risiedono nella in questa disregolazione improvvisa del sistema immunitario che occorre, potremmo dire, casualmente in seguito a degli episodi o infettivi o l'esposizione di alcuni antigeni esterni. Quindi non si può parlare di prevenzione nel caso di malattia di Guillain-Barré per adesso. Ecco, possibilmente in futuro potrebbero essere individuati dei fattori genetici predisponenti o comunque altri, una combinazione di fattori individuali e ambientali che potrebbero indirizzarci, non dico verso una prevenzione vera e propria, ma verso l'adozione di tutta una serie di misure atte a prevenire questa categoria di patologie. Però diciamo che mentre per altre patologie neurologiche si può parlare di prevenzione, nel caso della Guillain-Barré è veramente difficile fare un discorso di questo tipo. Chiaro. Dottor Nuara, io la ringrazio molto per essere stato nostro ospite stamattina qui su Radio Corres, come sempre è stato un piacere, la ringrazio, le auguro una buona giornata e a risentirci presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ancora al dottor Arturo Nuara, specialista in neurofisiopatologia. Con lui abbiamo parlato della sindrome di Guillain-Barré. Abbiamo visto che di fatto è una patologia infiammatoria autoimmune. Praticamente questo è può essere la definizione della patologia. È scatenata in primis da un'infezione, molte volte nei primi giorni, prima dello scoppio vero e proprio della patologia e dei sintomi che possono portare a un intorpedimento, quindi agli arti inferiori o superiori e arrivare quindi poi anche ad aggredire addirittura anche l'apparato respiratorio. Ecco, prima di questi sintomi magari c'è stato un episodio infettivo a livello gastrointestinale, qualcosa di questo tipo, oppure anche a livello respiratorio. Ovviamente comunque abbiamo parlato della sindrome di Guillain-Barré come di una patologia rara, parliamo di 1-3 casi ogni 100.000 abitanti, quindi stiamo davvero parlando di una manciata di casi in Italia o ovviamente anche nel mondo. Quello più famoso, eclatante, che in queste settimane è balzato agli onori della cronaca era quello, come dicevo poco fa, dell'allenatore dell'Uruguay Oscar Washington Tabarez, della selezione di calcio dell'Uruguay, che è affetto proprio da questa sindrome, che in alcuni casi può arrivare ad avere una gravità preoccupante, soprattutto quando va ad aggredire l'apparato respiratorio e anche cardiovascolare, ma nella maggior parte, in molti casi, le terapie che sono a base di plasmaferesi e immunoglobuline possono addirittura arrivare a dare un recupero totale di mobilità e della propria salute ai pazienti affetti da questa sindrome. Ne abbiamo parlato col dottor Arturo Nuara nelle nostre pillole di salute, quindi chiudiamo così l'appuntamento quotidiano con le pillole di salute. Venticinque minuti, fra pochissimo la prima pausa musicale, è lunedì, quindi vi ricordo a tutti i nostri spettatori, chi magari è la prima volta che è capitato sulla nostra pagina o nella nostra diretta, che su Facebook non possiamo trasmettere la musica, quindi se volete ascoltare le nostre canzoni potete però andare sul sito internet di Radio QRS, radioqrs.it, e ascoltare da lì lo streaming. In alto a sinistra c'è il nostro player, schiacciate play, cliccate play e parte la diretta, oppure tramite le applicazioni ufficiali di Radio QRS per dispositivi iOS e per dispositivi Android. Di contro, chi ci ascolta in streaming sappia che noi siamo anche in diretta sulla pagina Facebook, potete mettere mi piace, condividere le nostre puntate e riguardarle, lo stesso vale anche per le applicazioni, anche lì ci sono i nostri podcast, e anche scrivere le domande per i nostri ospiti. Ora pausa musicale, noi ritorniamo fra pochissimo con la rassegna stampa di settore. A fra poco.
E bentornati a Buongiorno in Farmacia, Radio QRS. Siamo nella rassegna stampa di settore. Oggi si parla praticamente solo di vaccini, più che altro perché c'è stata questa c'è stato questo stop all'obbligo con le regioni che sono in sorte. Ovviamente ne ha parlato anche la ministra Grillo, ha parlato Burioni, ha parlato la Lorenzini, insomma una polemica che ha investito un po' tutto l'arco parlamentare e non solo, perché poi, come detto, sono entrate, come dire, anche a gamba tesa le regioni e ovviamente anche Burioni sull'argomento. Partiamo da Grillo. La ministra Giulia Grillo, che scrive il farmacistaonline.it, rompe il silenzio, nessun passo indietro sull'obbligo vaccinale, i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni. È stata solo sospesa per un anno una delle forme sanzionatorie previste dalla stessa legge. Rispetto alla proposta di iniziativa parlamentare e non governativa, lo sottolineo a scanso di ogni equivoco, che proroga i termini già previsti dal decreto Lorenzin, ribadisco che i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni. È stata sospesa per un anno una delle tre forme sanzionatorie previste dalla stessa legge, che prevede il non accesso dei bambini non vaccinati agli asili nido e alle scuole materne. Dopo due giorni di silenzio e le molte critiche che le sono piovute addosso, la ministra della Salute Giulia Grillo è intervenuta su Facebook per dire la sua sull'emendamento al DL milleproroghe che ha congelato per un anno l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione all'asilo. La prima cosa importante che ha detto la ministra Grillo è appunto che è stato di iniziativa parlamentare e non governativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stata un'iniziativa proprio del Parlamento e non è venuta dal governo la decisione di prorogare la vaccinazione è obbligatoria. E poi la seconda cosa importante, dice, è stata solo prorogata, è stata annullata una delle forme sanzionatorie che avrebbe investito i genitori e quindi di conseguenza i bambini anche nel caso in cui non fossero stati vaccinati. È evidente che il montare delle polemiche politiche da parte dell'opposizione, l'intervento del mondo medico e delle regioni, tutti contrari alla scelta adottata in Senato, hanno costretto la ministra a venire allo scoperto. Speravo di non dover intervenire per l'ennesima volta sul tema delle vaccinazioni, scrive su Facebook la Grillo, che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione, come una pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica, a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale medico che molti trascurano. Ma è chiaro che la dichiarazione della ministra cammina sul filo, scrive il farmacistaonline.it, anche perché è evidente che eliminare la sanzione del divieto di accesso all'asilo ai bimbi non vaccinati vuol dire praticamente cancellare tutto l'apparato sanzionatorio della legge Lorenzin. E la ministra in ogni caso rivendica sicuramente la sua anima a favore delle vaccinazioni. Sono un medico, dice la Grillo, prima che un ministro, il resto sono chiacchiere da bar. Come rappresentante del governo faccio presente ancora una volta, sperando di non dovermi ripetere, che farò di tutto per la promozione attiva delle vaccinazioni. E la ministra poi garantisce che al tempo stesso sarà mia cura avviare progetti per promuovere la vaccinazione attiva nelle strutture in cui opera il personale sanitario. Insieme al ministro dell'istruzione garantiremo a tutti i bambini immunodepressi, quelli che non possono scegliere se vaccinarsi o meno, l'adeguata collocazione in classi in cui è assicurata la copertura vaccinale. In questo modo, dando la priorità a chi non può scegliere rispetto a chi può scegliere di vaccinarsi e decide comunque di non farlo. E inoltre allo studio dei parlamentari, conclude il post su Facebook, un disegno di legge che prevede un obbligo flessibile nel tempo e nel lo spazio, ossia uno strumento razionale e di buon senso che contempera il diritto alla salute collettiva e individuale, un'impostazione che manterrò anche durante il passaggio parlamentare. Le vaccinazioni sono un tema importante e non va fatta una guerra alla razionalità. Questo ha postato su Facebook la ministra Grillo, rivendicando la decisione e andando a puntualizzare su quello che è stato il motivo e sul modus operandi appunto del Parlamento per quanto riguarda l'approvazione della modifica al DL mille proroghe, che ha quindi posticipato l'apparato sanzionatorio al prossimo anno della legge sull'obbligo dei vaccini. Su questo tema ovviamente hanno parlato in molti. Hanno parlato per esempio le regioni che sono in sorte, dice il farmacistaonline.it. Ecco perché lo scontro è destinato a spostarsi alla Consulta ancora una volta. La Consulta
non è altro che la Corte Costituzionale. Se il governo decide di sospendere per un anno le sanzioni relative all'obbligo di vaccinazione per l'ingresso negli asili e scuole per l'infanzia, le regioni non restano a guardare e annunciano battaglia. Già nella giornata di ieri Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna, parlando di una scelta responsabile da parte dell'esecutivo, hanno ventilato la possibilità di muoversi per conto proprio approvando leggi regionali per reintrodurre quell'obbligo eliminato dal Parlamento. Stiamo parlando di tre regioni. Anche qui la battaglia sul concetto di vaccinazione, sull'importanza della vaccinazione, assume anche connotati politici. Ovviamente Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna sono tre regioni governate dallo stesso colore politico della precedente legislatura, della precedente ministra Lorenzin della salute, quindi governatori più spostati verso la sinistra. Già nella giornata di ieri proprio queste tre regioni hanno ventilato l'ipotesi di reintrodurre per ciò che compete loro questa sanzione, l'apparato sanzionatorio. Ad un anno di distanza dal ricorso avanzato dal Veneto nei confronti dei nuovi obblighi introdotti dalla legge Lorenzin, ora la situazione potrebbe ripetersi seppure a ruoli invertiti. Allora era stato Zaia contrario all'obbligo vaccinale a ricorrere alla consulta alla Corte Costituzionale. Ad annunciare un possibile ricorso proprio all'organo della Corte Costituzionale è stata infatti ieri l'assessore alla salute della Regione Toscana Stefania Saccardi. Quando ho annunciato l'intenzione di approvare una legge sull'obbligo nella nostra regione, i leghisti hanno minacciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Possiamo quindi farlo anche noi. C'è poi da sottolineare come in via diretta o indiretta lo scontro sembra ormai destinato a spostarsi in ogni caso alla consulta. Al di là della possibile impugnazione diretta da parte di una o più regioni, infatti anche l'eventuale approvazione di una legge regionale sull'obbligo finirebbe quasi certamente per essere ostacolata da Palazzo Chigi con un suo rinvio alla Corte Costituzionale e, perché no, ci potrebbe essere anche un referendum popolare su questo caso, dal momento che servirebbero 5 consigli regionali e ci sono almeno 5 regioni che sono governate dal centro-sinistra, che servono 5 consigli regionali o 500.000 persone che propongano un referendum popolare abrogativo o comunque consultivo, anche volendo. C'è poi da sottolineare come in via diretta o indiretta comunque lo scontro sembra destinato alla consulta. Basti pensare a quanto accaduto nell'ultimo Consiglio dei Ministri, quando il governo ha deciso di impugnare la legge regionale della Puglia con la quale si puntava ad estendere l'obbligo vaccinale agli operatori sanitari. Questa è la motivazione. La legge in oggetto, imponendo obblighi di vaccinazione, eccede dalle competenze regionali e interviene in un ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali in materia di tutela della salute e di profilassi internazionale riservati alle competenze legislative dello Stato, ai sensi dell'articolo 117. Ci troveremo a quel punto di fronte a un paradosso: il governo del cambiamento, scrive il farmacistaonline.it, e delle maggiori autonomie per le regioni, anche in campo sanitario, potrebbe finire per impugnare norme regionali in nome di un rivendicato primato dello Stato centrale. Andando avanti, cerchiamo di essere veloci, perché ci sono anche state reazioni da parte, per esempio, di Roberto Burioni, che molto attivo sui social, ha scritto: il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della Repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi, per ringraziarsi la parte più oscurantista del paese. Quindi è andato giù molto pesante Roberto Burioni, che sappiamo benissimo essere da tempo una delle personalità scientifiche più attive nella lotta appunto sulla vaccinazione obbligatoria. In ultimo, anche vanno segnalate le parole della Lorenzin: lo Stato abdica al suo dovere di garante della salute pubblica. Eliminare la sanzione e la certificazione significa di fatto togliere l'obbligatorietà e quindi non dare a genitori nessuna garanzia sulle coperture vaccinali nelle classi dei propri figli. Così, in una nota, l'ex ministra della salute e leader di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, che ovviamente, essendo stata lei la promotrice della legge sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, è contraria a quella che è stata la decisione presa dal Senato qualche giorno fa. Con questo chiudiamo, con questa ampia pagina sulla querelle che riguarda le vaccinazioni, chiudiamo la nostra rassegna stampa di settore di oggi.
E un buongiorno anche a te, Viviana, che ci hai dato il buongiorno anche noi di Radio QRS. Buongiorno a te, continua a seguirci, perché più tardi avremo anche il Giro d'Italia in farmacia. Parleremo del ruolo sociale della farmacia con la dottoressa Musuraca, che ci ha parlato negli scorsi mesi di tutti i servizi, nuovi o vecchi che fossero, disponibili in farmacia. Però le farmacie hanno anche un ruolo sociale importante. Andremo a vedere in che modo e che tipo di ruolo hanno. Intanto, però, la seconda pausa musicale della nostra puntata. Poi torneremo appunto con la dottoressa Musuraca nel Giro d'Italia in farmacia, fra poco.
E nel Giro d'Italia in farmacia di oggi scopriremo qual è il ruolo sociale della farmacia, quindi tutte quelle iniziative sociali estremamente importanti che sono state organizzate nel corso di questi mesi, nel corso di questi anni anche, dalle farmacie italiane. Ne parliamo con la dottoressa Antonella Musuraca della farmacia Toschi di Bologna. Buongiorno dottoressa, bentornata su Radio QRS. Ciao Fabio, buongiorno e bentrovati ai nostri ascoltatori. Buongiorno, dunque come dicevo qualche minuto fa, in questi mesi abbiamo parlato di qualsiasi servizio ci possa essere in farmacia, nuovo o vecchio che fosse, e quindi i nostri ascoltatori già sanno che le farmacie sono un punto di riferimento per tante piccole e grandi esigenze, però le farmacie si fanno promotrici anche di progetti sociali importanti, e ci faccia qualche esempio da questo punto di vista. Sì Fabio, come hai detto tu, infatti per chi ci ha ascoltato in questi mesi abbiamo sempre parlato più che altro della farmacia dei servizi e quindi tutti i servizi promossi dalle farmacie, proprio per rispondere un po' a quelle che erano le domande di salute e di servizi che emergevano proprio dai nostri clienti, pazienti. Però sì, fondamentalmente il ruolo della farmacia, del farmacista, diciamo, vanno ben oltre, quindi perché da sempre sappiamo che le farmacie sono impegnate in progetti sociali. Effettivamente i progetti che vedono coinvolte o comunque che hanno visto coinvolte le farmacie anche negli anni precedenti sono stati differenti. Possiamo citare sicuramente il progetto della Fondazione Francesca Rava, quindi il progetto In Farmacia per i Bambini, che ogni anno in occasione proprio della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia vede le farmacie che sposano tale progetto a contribuire alla raccolta di medicinali destinati ai bambini, ma anche di alimenti proprio destinati all'infanzia. Sì. Un altro esempio proprio che vede le farmacie coinvolte nel sociale è l'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione Civile, che è nata proprio dopo il sisma in Abruzzo. E, infatti durante il sisma in Abruzzo sono stati diversi farmacisti volontari che hanno reso possibile la continuità della assistenza farmaceutica ai cittadini, sopperendo proprio all'attività delle farmacie che erano state rese inagibili dal sisma. Dunque proprio dopo il sisma nasce l'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione Civile, associazione che oggi si impegna sul territorio per portare aiuto sia alle popolazioni ma anche ai colleghi in caso di calamità e di particolari necessità. E tra i vari progetti sposati diciamo dalle farmacie ricordiamo anche il progetto Bamba e il progetto Iconda promossi dall'associazione Unifarco. Le farmacie che avevano aderito a tali progetti hanno contribuito alla raccolta fondi mediante la vendita di cofanetti cosmetici di cui parte appunto del ricavato è stato devoluto in Tanzania per la ristrutturazione della farmacia dell'ospedale, mentre in Kenya i fondi che sono stati raccolti sono stati sfruttati proprio per la realizzazione di un laboratorio di produzione di farmaci. Sempre a supporto dei bambini, sì, un altro progetto che vede coinvolti i farmacisti è il progetto Farm and Friends, promosso da Federfarma Roma, che lo scorso anno ha praticamente contribuito a una raccolta fondi destinata al Policlinico Umberto I e ha contribuito all'acquisto di una culla termica, mentre quest'anno il progetto si impegna in una raccolta fondi che invece è destinato all'ospedale San Camillo, sempre per l'acquisto di attrezzature sofisticate per i bambini. E infine, non perché è meno importante, ma ovviamente vogliamo ricordare il progetto Mimosa, che proprio in occasione del Cosmofarma 2018 ha visto la dottoressa Angela Margiotta premiata come farmacista dell'anno per questo suo progetto a sostegno proprio delle vittime di violenza fisica e psicologica. Quindi capiamo bene come sono appunto diversi i progetti sociali a quali le farmacie e i farmacisti aderiscono, proprio perché capiamo bene come il ruolo del farmacista
vada molto oltre il farmaco e il banco, e come abbiamo già detto prima, proprio il farmacista da sempre coinvolto in questi progetti per supportare ed essere sempre vicino alle problematiche proprio dei cittadini. Assolutamente. E ci parli brevemente del progetto Mimosa, dottoressa? Sì, il progetto Mimosa, come dicevamo, come già accennavo prima, è un progetto che nasce da un'iniziativa promossa dall'Associazione Farmaciste Insieme. Il progetto è nato per dare un aiuto immediato e concreto alle donne che sono vittime di violenza psicologica e fisica. Sappiamo che chiedere aiuto in queste, quando si è appunto vittime di violenza fisica, non è mai semplice, e da qui proprio nasce l'esigenza di trasformare la farmacia in un luogo dove poter trovare un sostegno concreto. Sì. Attualmente diciamo che sono circa 11.000 le farmacie che hanno 11.000 le farmacie in Italia che hanno aderito a tale progetto, e come dicevamo prima, l'obiettivo dell'iniziativa è proprio quello di supportare le donne che subiscono abusi, fornendo un primo aiuto in un luogo familiare che può essere proprio la farmacia di fiducia. Quindi capiamo bene come la farmacia costituisce il primo sportello di aiuto grazie ancora una volta alla figura professionale del farmacista, che avrà la sensibilità di cogliere eventuali casi delicati a cui potrà essere di supporto e di orientamento. E in pratica le farmacie che aderiscono a tale progetto esibiscono sul banco di solito delle brochure che contengono i riferimenti dei principali centri di ascolto, che sono ovviamente centri di ascolto accreditati sul territorio. E come già abbiamo appunto detto prima, attualmente sono veramente poche le donne che vittime di abusi si rivolgono ai centri antiviolenza, mentre la farmacia rappresenta proprio un luogo dove facilmente ci si rivolge, proprio perché di solito si instaura un rapporto di fiducia tra il cliente e il farmacista stesso. Assolutamente, quindi un luogo protetto, esattamente come anche i centri antiviolenza, però un ulteriore luogo protetto dove le donne possono chiedere supporto, possono chiedere consiglio evidentemente ai farmacisti. Importante, 11.000 farmacie in Italia, praticamente sono 8.000 i comuni in Italia, stiamo parlando in media più di una farmacia comune può essere promotrice appunto del progetto Mimosa, può far parte insomma di questo importante progetto sociale. In ultimo, dottoressa, perché è importante che proprio le farmacie si facciano veicolo di messaggi e iniziative sociali come quelle di cui ci ha parlato fino a due secondi fa? Sì Fabio, come ho già appunto accennato prima, è molto importante che le farmacie si facciano promotrici di iniziative sociali, proprio perché appunto essendo delle strutture capillarmente presenti sul territorio e quindi sempre più vicine al cittadino, devono essere appunto in grado di supportare il cittadino essere proprio vicini a quelle che sono le problematiche dei cittadini, sì. Supportare il cittadino nel momento del bisogno. Ecco perché capiamo bene come questa iniziativa alle quali le farmacie aderiscono evidenzia quanto sia importante il ruolo del farmacista dal punto di vista umano oltre che sociale, e mette in luce il vero DNA del farmacista, che è proprio quello di accogliere le persone, cercare di entrare in empatia, creare una relazione di fiducia, un rapporto di fiducia, e supportarle proprio nel momento del bisogno. Quindi capiamo bene come il farmacista è molto alto rispetto al farmaco, perché sicuramente il ruolo principale del farmacista è quello sì di dispensare il farmaco, di garantire assistenza farmaceutica per il cittadino, ma prima di tutto è supportare ed essere vicino a un bisogno, a un problema del cittadino stesso. Ecco, e anche perché il farmacista proprio per definizione aiuta le altre persone con consigli, con ovviamente la dispensazione dei farmaci, ma con tanto altro, i servizi, consigli eccetera, e c'è anche in più il fatto che tante farmacie siano protagoniste in progetti sociali importanti come quelli che ha citato, anche i farmacisti in aiuto delle popolazioni terremotate, esatto.
progetto Mimosa. Anche proprio dei bambini, come dicevamo prima, anche la raccolta proprio dei farmaci a supporto dei bambini, magari che vivono in condizioni anche un po' in condizioni di povertà, ecco, quindi capiamo bene come è importante che le farmacie si facciano promotrici e supportino proprio le popolazioni, in questo caso diciamo i bambini nel momento del bisogno. Assolutamente, e praticamente stiamo parlando di una categoria professionale che non è mai stanca di aiutare le altre persone, e questo è sempre bello da sottolineare. Dottoressa Musuraca, io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite, come sempre è stato un piacere, io le auguro una buona giornata e a risentirci presto, grazie. Buona giornata. Grazie ancora alla dottoressa Antonella Musuraca della farmacia Toschi di Bologna, con lui abbiamo parlato, con lei abbiamo parlato del ruolo sociale delle farmacie, progetto Mimosa, l'aiuto dato alla Fondazione Francesca Rava, insomma l'aiuto anche alle popolazioni terremotate, tanto hanno fatto le farmacie e tanto faranno ancora in futuro, e noi saremo sempre qui a sottolineare tutte le opere particolari e ovviamente di iniziativa sociale che vedranno le farmacie protagoniste. Con questo chiudiamo il nostro Giro d'Italia in farmacia di oggi. E prima di darci il appuntamento per domani, fra poco vedrete ancora il programma, insomma, Cosa Mangio, dalle 9:30 fino alle 10:15 circa, con un'altra puntata della settimana. Ricominciamo quindi la settimana con Buongiorno Farmacia e Cosa Mangio, esattamente come sempre. Prima di salutarvi vi leggo un'ultima notizia, perché questa me l'ero tenuta come ultima cosa da leggervi prima di salutarci. Grilli a colazione per combattere l'infiammazione sistemica. Si è parlato molto di cosa, anche mangiare, consumare insetti, addirittura anche l'Unione Europea ha parlato della possibilità di consumare insetti, di inserire gli insetti nella propria dieta, e fa bene alla salute, lo rivela un nuovo studio che ha evidenziato un impatto benefico di questa new entry dell'alimentazione occidentale sul microbioma intestinale. Il consumo di insetti, grazie al loro contenuto di fibre peculiari, selezionerebbe alcuni ceppi di microbi intestinali che hanno una serie di effetti benefici, quali la riduzione di TNF-alfa e quindi dell'infiammazione sistemica, un punto a favore degli insetti commestibili. Quindi prima o poi dovremo cominciare a mangiare gli insetti, almeno per combattere l'infiammazione sistemica, a quanto pare. Bene, adesso ci salutiamo, prima però vi dico di cosa parleremo domani: colon irritabile, col dottor Claudio Camillo Cortelezzi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, rassegna stampa di settore. Poi nel Giro d'Italia in farmacia l'armadietto dei medicinali con la dottoressa Giulia Luglio della farmacia Sorace Maresca di Castelmaggiore, provincia di Bologna. È tutto anche per oggi, grazie a Dario Chiocchetta per il supporto in regia, un saluto e un ringraziamento da Fabio Epifani, noi ci rivediamo sempre qui dalle 8 alle 9 su Radio QRS per Buongiorno in farmacia anche domani. Ciao a tutti.